Mercoledì 23 ottobre 2024, le notizie dal mondo dell'energia. Questa mattina il Capo dello Stato ha firmato l'autorizzazione alla presentazione alla Camera del disegno di legge di bilancio per il 2025. Abbiamo pubblicato il testo con il bollino della Ragioneria dello Stato praticamente in tempo reale. Tante le disposizioni di interesse del settore energetico, a partire dall'obbligo di EDAS, cioè il documento di accompagnamento dei prodotti sottoposti ad accisa anche per i trasporti sotto la tonnellata verso depositi non registrati. Ci sono poi la riduzione delle agevolazioni per le auto aziendali alimentate con carburanti fossili, invece l'aumento degli sconti per le auto elettriche, le ibride plug-in. Pubblichiamo poi anche il calendario dei lavori previsti alla Camera. Da lunedì ci saranno le audizioni, tra l'8 e il 10 dicembre gli emendamenti e il test attesi in aula il 18 novembre. Oggi è mercoledì, quindi usciamo con la rubrica Staffetta Preziede, che è un po' il punto settimanale sui prezzi dei carburanti. Diverse le cose da segnalare, a partire dallo sconto pompe bianche, ovvero il differenziale di prezzo in media nazionale tra i prezzi praticati alla pompa sui punti vendita dei marchi maggiori e quelli praticati presso le pompe bianche, cioè i punti vendita, diciamo, indipendenti dai maggiori marchi. Sulla benzina, sul gasolio, in modalità self-service, il differenziale è di circa 2 centesimi al litro questa settimana. In modalità servito, lo sconto sale a 13 centesimi. C'è poi la consueta classifica dei prezzi nelle diverse regioni. La regione con il prezzo più economico della benzina è le Marche, anche per il gasolio, mentre la regione più cara è, per quanto riguarda la benzina, la Basilicata, il Texas d'Italia, sede del giacimento petrolifero più grande d'Europa su terraferma, mentre per il gasolio il prezzo medio più alto lo troviamo in Liguria. Angolo rassegna stampa. Su Italia Oggi è pubblicata questa mattina una intervista a Raffaello Giacchetti, che è uno sviluppatore di impianti fotovoltaici. Giacchetti lo intervistammo sulla Staffetta nel gennaio del 2021, quindi quasi 4 anni fa ormai, battezzandolo l'uomo da 1 milione di kilowatt, perché si era fatto autorizzare, aveva realizzato a quel tempo impianti fotovoltaici per oltre 1 gigawatt di potenza. Oggi è salito a 1,4 gigawatt. Apprendiamo dall'intervista. Giacchetti se la prende con le regioni, con gli ostacoli che frappongono allo sviluppo di nuovi impianti, con la burocrazia statale, tutte regole la cui assenza, però, negli anni scorsi, che è stata la base della fortuna dello stesso Giacchetti, è forse alla base anche del rigetto, del fenomeno di rigetto che viene da alcune regioni e da molti enti locali che si sono visti in alcuni casi, pensiamo proprio alla provincia di Viterbo, alcune zone della provincia di Foggia o dell'Appennino Dauno, invadere da nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Tutto questo e molto altro sul sito di Staffetta Quotidiana, sull'edizione digitale in PDF in uscita a breve e questa sera nella rassegna delle notizie via mail. Buona lettura.